Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 27 settembre. Insomma, questa mattina sono un po' rintronato. Ieri sono andato a una cosa pazzesca, perché in uno studio di avvocati tra i più affermati qua di Milano e d'Italia, lo studio Gattai, hanno deciso di inaugurare il loro studio fantastico. Insomma, non è che l'hanno inaugurato, perché ci lavorano da tempo, un palazzo pazzesco davanti al consolato americano a Milano. E chi è che metteva la musica, secondo voi? Chi è che possono chiedere uno studio di avvocati a Milano a mettere la musica? Bob Sinclair. Allora, tu capisci come cavolo ci siamo ridotti noi questa mattina, e anzi ieri sera. Detto questo, conta poco, anche se dà il senso di come una Milano sia cool, direbbero quelli che parlano bene, altro che i ragazzini che scioperano qua, sti deficienti che pensano che in quella maniera possono risolvere il problema del clima. Ma comunque, andiamo sui temi della giornata di oggi. Fine vita, no dei medici, è il titolo di alcuni giornali. Messaggero e Corriere della Sera vanno sulla sentenza della Corte di Cassazione, che ha stabilito che DJ Fabo, aiutato nel suo suicidio assistito a Lugano, beh, insomma, non violi quegli articoli del codice penale per il quale l'aiuto al suicidio è reato, appunto, in quel caso commesso da Cappato. Ci sono quattro condizioni fondamentali perché questo non sia da intendersi come reato, ma la Corte, come scrivono oggi i giornali, non ha cancellato il reato, lo ha semplicemente interpretato e chiesto ai legislatori di intervenire. Corriere della Sera, Repubblica, Messaggero, insomma, i giornali oggi titolano sui medici che non vogliono diventare dottor Morte. Poco più di questo, poco meno di questo. L'altra questione grande di giornata, ma che continueremo a ribaltarla anche domani, è che oggi c'è queste grandi manifestazioni in piazza per l'ambiente. Gli studenti contro diciamo, l'inquinamento, per sostenere l'innovazione ecologica. Per sostenere l'innovazione ecologica. È molto bello, ovviamente, Cacciari oggi un'intervistina che scrive banalmente: beh, insomma, io userei quelle ore magari per fare dei seminari con gli scienziati, per capire cosa avviene nel pianeta, più che andare a manifestare in piazza. Terzo sciopero della minchia. I presidi che acquistano borracce. Sala che fa un'intervista e che dice è il grande tema quello di Greta. Il fatto che dice una giornata di educazione civica mi fa un tale orrore, tutta questa minchiata di melassa verde, che non avete idea che cosa oggi riesco a leggere sul Corriere della Sera. Sul Corriere della Sera, emergenza clima costerà l'8% del PIL. Problemi ambientali dopo metà del XXI secolo ci costeranno 130 miliardi di euro all'anno. 130 miliardi di euro all'anno, secondo una ricerca di cui non c'è scritto niente, di Edo Ronchi. Avete capito voi da chi arriva la ricerca? E firmata da questo Paolo Virtuali, che non si vergogna nello scrivere la seguente frase: Paolo, tu sarai un ottimo giornalista, ma io non posso leggere sul Corriere della Sera. Tra le altre conseguenze di questa emergenza climatica, scrive: fanno aumentare questi disastri ambientali, fanno aumentare la differenza di reddito tra nord e sud. E poi scrive: uscendo dal linguaggio scientifico significa che le regioni più povere diventeranno più povere. Cioè, il linguaggio scientifico era quello sopra, che in maniera apodittica ci scrive una ricerca senza nessun dato, senza nessuna informazione, senza nessuna. Poi a metà del XXI secolo, 130 miliardi, tutte minchiate mostruose. Vi ricordate quando su Nature negli anni 70, non ve lo ricordate, uscirà nel mio libro del 24 ottobre, esce il libro sulle tasse, e vi ricorderò come a metà degli anni 70 Nature, la grande rivista che oggi ci dice che c'è il riscaldamento climatico, beh, scriveva che il problema della Terra era il nuovo congelamento climatico. Poi ha cambiato un po' idea. Vi ricordate quando c'era Kyoto? Beh, Kyoto ci chiedeva di aumentare l'utilizzo del diesel a danno della benzina, perché era meno inquinante della benzina. Oggi è esattamente il contrario. Fra 20 anni ci accorgeremo che tutte queste cose su cui oggi scientificamente siamo certi, in realtà la loro certezza è meno conclamata. Giù le mani dalla nostra terra, titola Repubblica. Ma giù le mani a chi? A De Benedetti? A me?
agli avvocati di ieri, a Bob Sinclair, giù le mani da chi? Dai giornalisti che producono sulla carta? Dalle, che ne so, giù le mani da chi? Ma chi è il cattivo? È una cosa pazzesca, io la trovo stupenda, stupenda questa retorica incredibile ambientalista per la quale no, ci sono dei cattivi giù le mani dalla terra, Repubblica, come se ci fosse un cattivo che mette le mani sulla terra. Comunque, oggi questi ragazzini qua stanno a manifestare, io solidarizzo con tutti coloro che oggi hanno deciso coscientemente, saranno pochi, 2, 3, 10, 50, ma ci saranno 1.000 ragazzini che oggi non scioperano e cercano di informarsi e che vogliono avere una cultura del dubbio anche sull'inquinamento, che vogliono capire come difendere meglio l'ambiente, che capiscono che questa ragazzina, come c'è questo meme stupendo, vai a studiare, come gli dicono Aldo, Giovanni e Giacomo. Ecco, io mi rivolgo soltanto con questa zuppa a quei pochissimi che oggi non vanno a manifestare, che oggi non scioperano, così come non scioperavo io quando c'erano le pantere inutili della mia generazione. Detto questo, ragazzi, fate quello che vi pare. Comunque, sapete che chi vede questa zuppa sta dall'altra parte. Bellissima, fantastica. Ci sarebbe da piangere, se non da ridere, la questione di Berlusconi che viene attaccato, viene indagato dalla Procura di Firenze perché avrebbe voluto, come dice oggi Crippa sul Foglio, uccidere in casa sua, e cioè ammazzare e partecipare all'omicidio, sostanzialmente complottare per la strage di Maurizio Costanzo. Guardi, volevo spiegare alle procure di Firenze che per far fuori Maurizio Costanzo forse sarebbe bastato licenziarlo, visto che era un suo dipendente piuttosto costoso, ma sarebbe anche stato da matti licenziare Maurizio Costanzo, posto che il suo programma era di un tale successo che Berlusconi se lo sarebbe tenuto caro e coccolato per anni. Secondo me il primo a ridere di questa ricostruzione della procura di Firenze è proprio Maurizio Costanzo. L'altra grande questione riguarda la P4. Più tardi pubblicherò un pezzo di Luigi Bisignani sul mio sito, condannato, non condannato a 1 anno e 7 mesi perché ha patteggiato per una grave questione di familiare, non ha potuto aspettare 10 anni come l'altro indagato per la cosiddetta P4, un'invenzione del PM Woodcock, una delle tante, per cui c'era una cricca di persone che poi non si capiva bene che cosa avrebbe raccomandato e che cosa avrebbe fatto. Nel frattempo furono, come ricorda oggi Luca Fazio sul giornale, indagati il capo della finanza, il generale di là, eccetera, che nel frattempo uscivano dal processo perché non c'erano prove nei loro confronti. L'unico che in questo processo era rimasto è questo Alfonso Papa, magistrato che fu fatto fuori dal CSM. Gli si tolse la toga e che in maniera vigliacca, come ricorda oggi Caruso sul giornale, i parlamentari votarono il suo arresto. Casini che disse: voglio il voto segreto, per far sì che si capisse bene, eravamo nel 2011, che lui era uno dei bravi, capirai, invece quelli erano i cattivi. La Lega votò contro, a favore dell'arresto di Papa, la stessa Lega che giustamente invece non vota a favore non dell'arresto, ma del procedimento nei confronti di Salvini, che è ancora di meno, cioè la Lega e questo Parlamento hanno deciso con il Movimento 5 Stelle di non indagare su Salvini per una cazzata come era quella ovviamente del sequestro di persona, ma la Lega nel 2011 votò per l'arresto di Papa. Voi direte, perché era un delinquente, perché aveva fatto la P4, eccetera. Sono passati 10 anni e a parte Travaglio che dice il contrario, tra cui poco lo vedremo, oggi Fazio ci spiega che è stata assolto. La P4 non esiste, non è mai esistita. Nel frattempo Papa si è fatto 3 mesi di carcere, 50 giorni di arresti domiciliari, ha perso la famiglia, ha perso il lavoro, ha perso il seggio parlamentare, è stato sputtanato da tutti. Voglio dire, io non so se Papa sia una brava persona o non una brava persona, ma questa è la verità giudiziaria. In realtà parte di queste assoluzioni derivano da una prescrizione, come nota Travaglio, ma come nota anche Travaglio, la Corte di Appello ha cercato di ha fatto altri ricorsi da procura, scusatemi, per altre ipotesi di reato che sono state scartate. Sostanzialmente è stato prescritto e assolto. E questo dopo 10 anni. Nel frattempo, spero che Bisignani, di più tardi leggerete il pezzo sul mio sito nicolaporro.it, faccia la revisione della sua patteggiamento a 19 mesi, perché è stato sì, ha dovuto patteggiare per questioni familiari gravi, personali, che noi tutti conosciamo e che mi auguro che oggi possa rivedere pulita la sua fedina penale. Su questo vi ricordo che invece i giornali che oggi fanno i giustizialisti nei confronti di P4, che è stato assolto, Bisignani, che farà la revisione del processo, invece notano
sono scarsamente, tranne il messaggero, devo dire, Raffaele Marra, l'ex braccio destro, era il braccio destro della Raggi, che non solo è stato condannato in primo grado per corruzione nei confronti di Scarpellini a 3 anni e 6 mesi, ma ieri si è beccato una sentenza di 1 anno e 4 mesi anche per aver raccomandato suo fratello all'assessorato al turismo. Non so se sia vero, non so se non abbiamo ancora una sentenza definitiva, siamo al primo grado. Immaginate se il braccio destro di un altro politico del PD o di Forza Italia o della Lega in qualsiasi altra parte d'Italia fosse stato condannato, che cosa avrebbero detto di quel sindaco? Soltanto io posso saperlo. Bucani, nel frattempo, il braccio destro, quello sì, della Casaleggio, arriva a Roma per dare una mano a quella inutile sindaca di Roma che fa più danni che altro. Più Europa si scinde, è una cosa pazzesca, e oggi, come si dice, Tabacci ci spiega perché si allontana dalla Bonino. Nel Movimento 5 Stelle, altro titolo di tutti i giornali, c'è un timore di un fuggi-fuggi. Una senatrice è andata con Renzi, ma c'è il rischio che ne vadano altri con la Lega. Bellissima, bellissima, sul Sole 24 Ore, intervista a Tremonti che dice: Conte come Monti, quando Monti diceva che voleva cambiare non l'Italia ma gli italiani, e quando Conte dice: voglio cambiare il costume degli italiani, la stessa presunzione. E sull'evasione fiscale dice: è fantastica questa idea che in Italia ci siano 109 miliardi di evasioni fiscali, somme millimetriche sull'evasione mi ricordano, scrive Tremonti, gli studi sull'estensione dei peccati mortali condotti ai tempi della Controriforma. E Tremonti dice in maniera colta quello che pensiamo tutti noi: ma come cavolo fate a sapere esattamente quanto c'è di evasione fiscale se è evasa? È evidente che sono soltanto delle stime. Quello che conta è che per fare la lotta all'evasione ci vogliono fare un mazzo così a tutti quanti. E comunque la lotta all'evasione, dice benissimo Tremonti, non serve certo a creare coperture. 5 regioni hanno deciso di fare il referendum della Lega contro il sistema Rosatellum elettorale. Sarà un grande tema nel futuro. Oggi abbiamo poco tempo. Un grande abbraccio a tutti quanti voi. Noi ci vediamo con la zuppa di domani. Ciao!